Per il gran finale della 23esima edizione, Lady Lang si è affidato al chitarrista americano Stanley Jordan, musicista poliedrico e l'unico al mondo in grado di suonare la chitarra come fosse un piano, il suo primo strumento, con una tecnica di tapping a 8 dita, ed è proprio lui a spiegarla alle nostre telecamere. It's like playing the guitar like a piano. È una tecnica particolare, è come suonare il pianoforte. Infatti il pianoforte è stato il mio primo strumento. Can't hear it right now very well, but si può suonare con la tecnica tapping o con una mano sola o con entrambe le mani, oppure prima una e poi l'altra in maniera abbastanza indipendente. Or independently. Pop, rock, jazz o soul, la musica di Stanley Jordan si muove senza più confini. Vogliamo solo ricordare Magic Touch, un album dell'85, primo nelle classifiche jazz per 51 settimane, vincitore di 2 Grammy nomination, disco d'oro negli Stati Uniti e in Giappone, oppure la sua cover di The Lady in My Life di Michael Jackson, ormai uno standard del jazz contemporaneo. Ma Stanley Jordan è anche un musicoterapeuta. I love music therapy because it gives mi piace la musica terapia perché è un modo completamente nuovo di intendere la musica e il rapporto con le persone. I do separate it from my. Quando si parla di musicoterapia, io mi focalizzo principalmente sulla persona e sul paziente. Ma l'ultima serata di Lady Lang ha regalato anche altre emozioni con il concerto di Lino Rufo e la sua band. L'artista ha presentato il progetto No Gospel e il suo ultimo CD intitolato Swing Low. Swing Low significa dondola piano, ma è tratto da un brano che sta nel disco, che è Swing Low Switcheroo, è un brano del 1862, pensa, scritto da un indiano Choctaw, che sono i pelle rosse che cacciarono gli spagnoli dal Nord America. Era seduto sulle rive del Red River e, guardando il Red River, che era il fiume sacro degli indiani, lui pensava al fiume Giordano. Da perfetto cristiano al fiume Giordano e a Isaia che volava su un carro verso il cielo, quindi swing low switcheroo, dondola piano, dondola avanza dolcemente, si riferisce a questo carro. Per cui è bellissima sta cosa, e ho pensato che, siccome la nostra musica è musica che non violenta l'ascoltatore, ma incede dolcemente ma costantemente e continuamente verso il futuro, swing low, dondola piano. Archiviata dunque con successo anche questa nuova edizione del Festival, resa possibile dal lavoro infaticabile dei volontari dell'associazione Lady Lang Blue Music, guidati dal loro presidente Giovanni Mancini. I nomi di quest'anno sono stati strabilianti, ma soprattutto ha preso forma, diciamo, il progetto che l'associazione Lady Lang intende portare avanti, che è quello di incentrare il Festival sulla chitarra come strumento, esplorare vari generi di chitarra e trasformare Monte Rodundi nel centro internazionale della chitarra.